Bentrovati a tutti i nostri ascoltatori, siete sempre qui su Radio Saiuz in compagnia di Antonella Intrenò Ugo Lombardi. per una nuova trasmissione di Spazio Aperto. Salutiamo naturalmente il nostro regista Rosario Moreno da Treviso. Ciao Rosario, ben Buonasera, Rosario. trovato. Buonasera a tutti quanti. Buonasera, buonasera, buonasera. Salutiamo Massimo Bonella, responsabile di pianetaoggitv.net da Venezia. Ciao Massimo. Ciao Massimo, buonasera. Sì, buonasera a voi da Venezia. E diamo il benvenuto all'ospite di quest'oggi, Marco Grilli, coordinatore in Friuli Venezia Giulia di Alternativa Politica, il laboratorio fondato da Giulietto Chiesa. Benvenuto. Benvenuto Marco. Buonasera, buonasera a tutti e grazie dell'invito. Grazie a lei per aver accettato naturalmente e introduciamo brevemente quelli che saranno, cercheranno di essere perlomeno gli argomenti della trasmissione, poi passiamo alla linea Massimo per gli aggiornamenti. Dunque, con Marco Grilli, che è un esperto di politiche internazionali, parleremo di quella che è la situazione mondiale, dei vari conflitti che purtroppo sono sparsi sul nostro pianeta, sino aggiungere a situazioni più vicine alla nostra realtà italiana, vale a dire parleremo di Sigonella e della Libia naturalmente. Tutto questo cercheremo di farlo nel giro di un'ora circa. Per il momento passiamo la linea a Massimo Bonella per le ultime news. A te Massimo. Grazie Antonella. Dunque, riprendiamo la linea da Venezia, dalla redazione di Pianeta Oggi TV e altresì potremmo anche dire da Radio Favaro Veneto, la nuova nata che è ancora in fase sperimentale. Questa è una notizia così che ci tengo a dare e colgo questa occasione, una radio che farà poi parte del circuito Radio Saiuz TV che stiamo per mettere in piedi. Dunque, vediamo subito quelle che sono le notizie più importanti rapidamente perché il tempo è poco. Dunque, in primo piano il caso Giulio Regeni, un omicidio premeditato per una vendetta dovuta a motivi personali è una delle ipotesi possibili, secondo un comunicato del Ministero degli Interni del Cairo, per la morte di Giulio Regeni, il ricercatore, lo ricordiamo, ucciso in Egitto. Le indagini avrebbero accertato che la vittima aveva numerose relazioni con abitanti del quartiere in cui viveva. Le forze di sicurezza egiziane lavorano intensamente, indagando sui collegamenti della vittima, recita il comunicato, sottolineando la collaborazione con gli investigatori italiani. Ad una intervista che il sottoscritto aveva realizzato un collegamento telefonico a Giorgio Bongiovanni, che ve la vorrei riproporre magari in coda al programma o in Osservatorio Antimafia alle 22. Ecco, ai nostri microfoni ci diceva che questi governi devono dire la verità ai familiari del povero Giulio Regeni. Dunque, andiamo avanti. Rapporto Amnesty International è un anno buio. Il 2015 è stato un anno buio per i diritti umani, il peggiore dei primi anni 90. Lo sostiene Amnesty International nel rapporto 2015-2016, esprimendo solidarietà a Medici Senza Frontiere e alla famiglia di Giulio Regeni. Amnesty afferma che nel 2015 sono stati uccisi 156 difensori dei diritti umani. Rapidamente uno sguardo a cosa abbiamo a taglio primo sulla nostra testata pianetaoggitv.net. Dunque, innanzitutto un richiamo dei nostri video sui canali YouTube, poi a seguire un'informazione che ci dà l'Eco Istituto di Mestre, il professor Michele Boato. Ci sono degli appuntamenti che riguardano, diciamo, sempre la tutela dell'ambiente, del clima. Poi c'è un editoriale importantissimo che veramente appena finisce la trasmissione, vi suggerisco di andarlo a vedere, fatto da Giulietto Chiesa, in collaborazione con Pandora TV di Roma, che abbiamo appunto un accordo per la ripetizione dei programmi sia su Pianeta Oggi TV e quindi anche su Radio Science TV e quindi sulle radio del circuito Science. Dunque, dice adesso sappiamo che l'Arabia Saudita ha la bomba atomica,
Africa, gli è stata venduta dal Pakistan con l'autorizzazione degli USA. È la follia petrolifera dell'Occidente che sta creando un mostro. Se non lo fermiamo in tempo, ci distruggerà. Ride all'atomica, ma la IEA chiude gli occhi. Un altro video sempre estrapolato da Pandora TV. Poi vi indico l'ultimo video altresì importante, uso il superlativo assoluto, importantissimo, è una esclusiva di Pandora TV. Leader yemenita incontra Pandora TV e racconta la grave situazione nel martoriato paese della penisola arabica, lo Yemen, la porta del Mar Rosso che intrappola 25 milioni di abitanti nei giochi geopolitici sauditi. Un drammatico appello all'opinione pubblica mondiale e ai giornalisti occidentali: dove siete mentre distruggono il nostro paese? Poi a seguire un articolo che riguarda il magistrato antimafia di Palermo Antonino Di Matteo, dal titolo Di Matteo, Stato non ha dimostrato di voler recidere legami mafia. Bene, una notizia di servizio per quanto riguarda Venezia Mestre, una notizia a carattere locale: è interrotto il servizio tranviario per l'ennesima volta. Quindi praticamente ci sono gli autobus sostitutivi che a quest'ora, diciamo che è l'ora di punta, viaggiano strapieni. Una situazione che ha del vergognoso, perché sono state tagliate molte corse degli autobus e alzato in maniera notevole, in maniera esagerata, il prezzo dei biglietti e degli abbonamenti. Alle 18.49 cedo subito la linea a Bari per la conduzione di Spazio Aperto. Antonella Entranò e Ugo Lombardi. Un saluto anche al vostro ospite Marco Grilli, che conosco bene. A voi. Grazie Massimo. Bene Marco, prima di introdurre la nostra trasmissione desidero ricordare ai nostri ascoltatori che possono naturalmente interagire con noi o utilizzando la chat di Radio Saiuz o chiamando in diretta lo 0422 1626 622. Quindi vi invitiamo naturalmente a darci le vostre opinioni e porci le vostre domande. Bene, Marco Grilli, come dicevamo in apertura, è il coordinatore in Friuli Venezia Giulia di Alternativa Politica, il laboratorio fondato da Giulietto Chiesa. È difficile capire da dove cominciare, perché la situazione mondiale è talmente intricata e difficile da non riuscire a comprendere bene dove tutto sia finito, ma soprattutto dove tutto sia iniziato, scusate, ma soprattutto dove tutto vorrà andare a parare, come finirà. Tentiamo di farlo, Marco, ecco, cerchiamo questa sera di dare così una idea di quella che è la situazione mondiale, dei vari conflitti fra loro incastrati. Allora, intanto buonasera nuovamente a tutti quanti e torno a ringraziare per l'invito alla partecipazione. Per diciamo tirare le fila del discorso, o se preferite per tagliare i nastri di partenza, bisognerebbe ragionare sul chi, o se preferite sul dove vengono prese certe decisioni, che poi chiaramente coinvolgono tutti i paesi che in questo momento sono impegnati sullo scacchiere internazionale in, chiamiamole pure, zone di guerra. Allora, a mio modestissimo parere, tutto ha origine oltreoceano sostanzialmente. Non voglio fare il colpevolista, non voglio fare il sensazionalista, ma di fatto gli Stati Uniti hanno una grossissima influenza sul resto del mondo, che non è più semplicemente di natura economica, o se preferite, con buona pace anche dei non detrattori degli Stati Uniti d'America, sfruttano la propria immagine di potenza economica e di potenza militare per egemonizzare sostanzialmente il resto del mondo. Questo è ciò che emerge chiaramente ormai dagli ultimi anni, e stiamo parlando dall'11 settembre in poi, dove tutto è stato organizzato per creare sostanzialmente una cortina fumogena in favore di una logica espansionistica da parte degli Stati Uniti. Quindi questo è il primo discorso che bisognerebbe affrontare concettualmente ed accettare. Non so se vi trovo d'accordo in questo senso o se abbiate raccolto opinioni anche di altre persone,
ma di fatto le cose stanno così, è da lì che parte tutto. Dopodiché, beh, dopo l'11 settembre tante sono state le versioni date, ma chi ci segue sa anche che ha un collegamento questa nostra trasmissione con Pandora TV, per cui Giulietto Chiesa in merito è sempre stato molto molto chiaro, seppur accusato di complottismo piuttosto che di appunto sensazionalismo, ma alla fine della fiera i fatti sono quelli, quindi è chiaro che c'è una grossa incidenza della volontà statunitense qui in Occidente, questo è scontato, penso sia abbastanza difficile dire il contrario. Beh, va da sé che io posso appoggiarmi a un bellissimo docufilm, perché va definito così, di Massimo Mazzucco, che riguarda per l'appunto tutto ciò che è stato in poche parole istruito dagli Stati Uniti per creare per l'appunto la famosa cortina fumogena attorno all'11 settembre, dove il tutto nasce da un complotto ordito negli uffici non molto lontano da Washington. Una grossissima parte l'ha avuta una notissima organizzazione di origine statunitense che corrisponde al nome di CIA, che sta per ormai un acronimo arcinoto nel mondo, dove nascono gli intrighi più impensabili che le persone normali non si sognerebbero mai neanche la notte, e lì sono capaci di ordire delle trame veramente notevoli. Il tutto perché? Perché tutto risponde a un piano di supremazia varato ancora sotto l'amministrazione Reagan, che era sostanzialmente identificato come piano per l'ascolo americano, cioè la supremazia degli Stati Uniti come prima nazione al mondo in tutti i sensi, e quindi questa posizione di primazia mondiale deve essere difesa a qualsiasi costo. Uno dei primi costi che abbiamo visto in epoca recentissima è per l'appunto l'11 settembre, dal quale tante cose sono cambiate, come diceva Antonella correttamente. Da lì ci spostiamo poi in giro per il mondo, perché bene o male tutti i conflitti che sono nati, dove abbiamo visto muoversi truppe d'aria e di terra degli Stati Uniti, sostanzialmente sono stati orchestrati, diretti magistralmente dagli organi di intelligence, con chiaramente il beneplacito dei vertici militari statunitensi e chiaramente l'avallo, anche se forse potrei dire in qualche caso gioco forza, di alcuni dei presidenti che si sono succeduti. Non vedrei in Bush, George inteso, un innocente, sostanzialmente, perché fatalità, l'11 settembre è accaduto proprio durante la sua amministrazione. Dico fatalità perché, tra le altre cose, sia il padre che lui che il fratello, che tra le altre cose, se non sbaglio, da poco si è ritirato dalla campagna per le presidenziali statunitensi, sono ampiamente e lautamente stati finanziati finora dalla grande lobby delle armi statunitensi. Ora, se facciamo il paio di questa informazione con altre cose che abbiamo visto finora, che diventa abbastanza semplice capire dove andare a parare quando si cercano le responsabilità di ciò che sta accadendo. Quindi questo è un primo dato che vorrei venisse dato per assodato, scusate il bisticcio. Dopodiché, recentemente, cosa è successo? In Ucraina è arrivata la cosiddetta, tra virgolette, rivoluzione colorata. Colorata si fa per dire, perché l'unica cosa che è stata colorata è la terra bagnata dal sangue degli innocenti che sono caduti perché si sono opposti all'abbattimento di quello che gli oppositori, poi diventati sostanzialmente i sostenitori della dittatura statunitense con bandiera ucraina, che si è instaurata adesso nel territorio ucraino, e ancora adesso non si sentono più notizie provenire da quel territorio, almeno il mainstream, come lo definisce Giulietto, me lo definisce correttamente, il flusso principale di notizie, ci tiene all'oscuro di tutto ciò che succede, dove i danni sono stati già fatti. Quindi
ci sono ancora delle situazioni in corso che non vengono più portate all'attenzione del grande pubblico, poi ce ne sono altre che devono fare sensazione. E a questo siamo abituati, credo, Marco, perché alla fine è proprio questo il compito dell'informazione ufficiale. Magicamente, all'improvviso, di un dato conflitto che era ormai diventato una consuetudine all'interno dei nostri TG, della carta stampata, eccetera, scompare e non se ne sa più nulla. Sembra che all'improvviso tutto si sia quietato, i problemi si siano risolti. E in realtà non è andata così, perché per giungere ai giorni nostri, se diamo uno sguardo alla mappa dei conflitti in atto nel mondo, guardare il Medio Oriente, l'Africa e il centro-sud dell'America è davvero impressionante, soprattutto guardare il Medio Oriente. La Siria è diventato il punto caldo, quello attorno al quale si sono sviluppate e ruotano le situazioni più difficili e intricate, come sostenevi. A tal riguardo vorrei chiederti qual è la tua opinione rispetto alla dichiarazione di Putin del cessate il fuoco in Siria. I nostri ascoltatori lo possono intercettare sul sito di Pandora TV, naturalmente. Sì, non bastasse, altre notizie possono essere cercate anche su Vidò, un sito web molto interessante che è it.sputniknews.com, dove Sputnik con la K come il famoso razzo russo degli anni d'oro dell'era spaziale russa. Ecco, uno dei dubbi che nasce su questo cessate il fuoco, intanto, è che la cosa strana, che suona strana, perché stiamo parlando di un teatro di guerra sul territorio siriano che coinvolge diverse parti, e il cessate il fuoco viene negoziato da Washington e Mosca. Allora a questo punto uno si chiede, non è che per caso sarà una tregua nei rapporti politici un po' tesi che ci sono stati ultimamente da almeno un anno e mezzo a questa parte tra gli Stati Uniti e Mosca, e quindi sostanzialmente che sia un momento di brevissima distensione? La Siria in questo momento non c'entra più nulla, tutto si gioca nei rapporti di forza tra Mosca, che rappresenta quello che era il colosso URSS una volta, e gli Stati Uniti d'America, che rappresentano come al solito i buoni del mondo. Non è così che funziona. Tra le altre cose, mi permetto di aggiungere, il sottoscritto non è un russofilo per definizione, men che meno un americanofilo. Tra le altre cose, ho avuto anche la possibilità di vivere e lavorare negli Stati Uniti nel recente passato, e ho potuto toccare con mano la realtà delle cose, cioè quello che noi vediamo tutti i giorni o che ci viene proposto è cinematografia. La realtà è molto diversa. Quando mi dicono che l'economia statunitense è in ripresa, mentono spudoratamente. Non è così, ci sono dei comparti che stanno ancora andando abbastanza bene, e non possiamo fare della Apple la bandiera americana del successo tecnologico e finanziario nel mondo. Quindi cominciamo a togliere, a grattare un pochettino, come dire, di calce da questo finto muro che c'è sotto, perché non è così solido come si pensa, ma bisogna viverci per capirlo. Non basta semplicemente leggere o documentarsi, bisogna andare a provarlo di persona e non come turisti. Quindi l'esperienza personale insegna che, per la verità, non è tutto oro ciò che luccica. È proprio vero. Viceversa, ho avuto occasione anche di andare a Mosca per un viaggio di lavoro negli anni passati, e posso garantire che ho trovato una situazione completamente diversa rispetto a quella che mi aspettavo. La Russia tetra, grigia, disorganizzata, il discorso del disastro dovuto alla fine del comunismo e a tutta la gerarchizzazione del partito, che poi si è disciolto ed si è praticamente replicato in 3-4 altre forme, dove gli ex gerarchi del Partito Comunista sono diventati fondamentalmente dei tycoon moderni oppure degli esponenti mafiosi. Tra le altre cose, qua vorrei creare l'ennesimo legame tra potere economico e mafia. L'uno senza l'altro non coesistono, cioè non c'è niente da fare. Anche questo purtroppo è un discorso che deve essere portato all'attenzione di tutti. E mafiosa è la modalità con la quale gli Stati Uniti d'America si impongono sul mondo. E qui potremmo fare un salto, Ucraina, Siria, e arrivare a toccare la Turchia. Erdogan cosa sta facendo in questo momento? Sta facendo il gioco degli Stati Uniti, cioè dei suoi padroni.
Lui aveva importantissimi contratti in atto nel suo territorio con aziende grossissime russe e anche col governo russo. Cosa succede adesso? Che chiaramente Putin farà in modo di far leva sugli imprenditori o chiaramente sulla macchina statale russa che investiva nel territorio turco per ovviamente sanzionare il comportamento di Erdogan, che a sua volta è costretto in questo momento a stringere i denti e a sorridere, quindi a denti stretti, per il raggiunto accordo di cessate il fuoco tra le varie parti contendenti all'interno del territorio. Quindi di rifo di Raf, e lei possiamo darci del tuo, Antonella? Siamo, credo, anche abbastanza vicini come età, quindi penso proprio di sì. Molto bene. E, come tu dicevi giustamente prima, la problematica Siria-Turchia ha un altro riflesso, perché dietro chi appoggia gli Stati Uniti è l'Arabia Saudita, che tra le altre cose è uno dei massimi finanziatori delle imprese dell'ISIS. Quello che dobbiamo chiederci è, questo così, facendo un po' di salti, siamo arrivati a un punto nodale. Come ha fatto l'esercito dell'ISIS a comparire dal nulla, armarsi in questo modo, potersi permettere di spostarsi logisticamente come ha fatto e disporre di tutti i mezzi che gli sono stati forniti? Ci vogliono capitali che sono mostruosi. Ora, se facciamo un parallelo tra quello che spende l'Italia per la sua adesione alla NATO, che è un dato che non so se conosciate, 80.000 euro. Prego? 80.000 euro? No, la cifra è un po' diversa. Noi spendiamo o tra gli 80 e a seconda del momento, perché ci sono delle punte di spesa, okay, il nostro contributo costante è tra gli 80 e i 92 milioni di euro al giorno per la partecipazione alla NATO. Al giorno! Fate la somma, o se preferite fate la moltiplicazione per 365 giorni l'anno, se preferite 366 di quest'anno che è bisestile, e vedete che cifra viene fuori. È il bilancio di uno Stato, e con quei soldi potremmo risolvere un sacco di problemi all'interno del nostro territorio e forse anche aiutare quelli esterni, quindi ci potremmo mettere a posto. Ma no, noi dobbiamo contribuire ad alimentare una forza espansivista e assassina come neanche il colonialismo d'antan ha saputo essere. Ma stiamo scherzando? Marco, Ugo vorrebbe farti una domanda, però sì. Prima vorrei leggere il commento dell'anonimo in chat, che sì. Riferendosi a quanto dicevamo poc'anzi rispetto all'abitudine che ormai ci ha imposto l'informazione, è come il problema degli immigrati, di cui non se ne parla più. Cioè, ad un certo punto, appunto, scende questo velo, questo sipario, e le situazioni non sono per questo concluse o risolte, sono semplicemente accantonate, perché ce n'è un'altra, poi ce n'è un'altra. È una sorta di effetto domino quello a cui stiamo assistendo. Comunque, Ugo, volevi fare una domanda? Sì, Marco, io volevo fare una considerazione che, diciamo, riguarda non solo quello che ci siamo detti all'inizio di questa chiacchierata, sì. E cioè sembra che ogni Stato se ne vada per i fatti suoi. Sembra che nessuno abbia... Scusami, faccio solo due minuti, una domanda solo. Sembra sì. Che nessuno abbia giurisdizione nel proprio Stato, e sembra che si debba pensare a un percorso di globalizzazione, una specie di nuovo ordine mondiale, dove gli operatori, i registi di queste azioni non sono i capi dello Stato, ma sono soltanto un gruppo di persone che lavorano, perché quello Stato si muove in questo modo. Cioè, voglio dire, se il capo dello Stato di un paese come gli Stati Uniti si muove in quel modo, spero che lo faccia perché gli Stati Uniti prevalgano sugli altri. Se lo fa il capo dell'ex impero russo, spero che lo faccia perché la Russia prevalga sugli altri. Ma credo che non tutti abbiano questa mira. Credo che ci sia un piccolo potere oligarchico, appunto nel percorso di globalizzazione, che operi dietro queste grosse nazioni. Che allora, ottimo spunto. Non pensavo che saremmo arrivati a parlarne, ma il vero potere mondiale, questa può sembrare, che posso dire io,
la spicciola trama di una spy story a livello internazionale, scusate la risatina, ma effettivamente è assurdo pensare che certe cose possano esistere, ma di fatto è così, perché ci sono prove anche tangibili che esista un gruppo di oligarchi, come li ha definiti lei correttamente, che dominano e muovono le fila di tutta l'economia mondiale e quindi di tutto ciò che ne consegue. Il presidente degli Stati Uniti è un burattino in mano a queste persone, perché io penso all'Obama, che tanto ha detto e tanto ha fatto per socializzare, quindi per diciamo sviluppare il vero welfare all'interno del proprio paese, e non è riuscito a fare praticamente nulla, perché alla fine si è dovuto trovare a coinvolgere la propria popolazione dal punto di vista dell'immagine e operativamente dal punto di vista militare in situazioni che nulla avevano a che fare col proprio benessere. Cioè, questo già ci dovrebbe spingere a fare delle riflessioni. Dopodiché, questo gruppo di persone effettivamente non conta più di 9 teste in rappresentanza di 9, diciamo, grandi centri di potere mondiale a livello economico, che sono non favolosamente ricchi. Creso era un poveraccio al confronto. E quindi hanno molti hanno tra le altre cose sede, diciamo, negli Stati Uniti d'America, e questo fa capire tante cose. L'unico che effettivamente sta godendo di una fama meritata anche per certi versi e di una solidissima reputazione, oltre che del sostegno del proprio popolo, è Vladimir Putin, che gode di un sostegno popolare, di un indice di popolarità che è pari almeno al 74%. È una percentuale mostruosa. Perché? Perché è l'unico che, al di là dei propri interessi economici, è una delle persone più ricche di questa terra, anche se le cose non si dicono, fondamentalmente, soprattutto da quando è morto l'URSS, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, lui è una delle persone che più si è arricchita. Ma comunque è un capo di Stato che ancora sa fare il capo di Stato, sa piacere alla sua gente, ma perché va a stimolare l'orgoglio russo, quello che il popolo vuole vedere proiettato all'esterno come propria immagine. Quindi lui rappresenta la propria popolazione o non rappresenta la propria popolazione. Obama è il burattino nelle mani di qualcuno. Quindi questo Putin è solo in questo momento. Marco, Prego? Questo è anche un problema tutto nazionale, tutto nostro. Ah, ma noi purtroppo, Antonella, siamo una colonia. Sì. Parliamoci chiaro. Volevamo arrivare a parlare di Sigonella? Sigonella che cos'è? Sigonella è roba nostra, così come lo è Aviano, che è a 14 km da casa mia, per capirsi. Una delle basi NATO, che poi, se vogliamo dire, USAF, più importanti a livello mondiale, non parliamo a livello europeo, fondamentalmente centrale, erano due, Ramstein e Aviano, fondamentalmente. Poi c'è anche Sigonella, perché dà la proiezione sull'altro lato del Mediterraneo, e vede, ecco il perché hanno per pilotare i droni che devono servire adesso per andare a fare i raid in Libia, che è già devastata di suo. Cioè, è una terra che non ha bisogno di ulteriore devastazione, perché è stata già portata abbondantemente nel corso degli anni. E il nostro beneamato Presidente del Consiglio sta pensando di concedere anche l'appoggio di terra, oltre che aver già mandato da un'altra parte 4 cacciabombardieri, che non si sa che razza di supporto possano dare 4 cacciabombardieri sulla mole di lavoro che dovrebbe essere fatta, se proprio volessimo ragionare in termini guerrafondai o di strategia militare. Ma comunque, vabbè, fa la sua parte come piccolo esponente, è un vassallo fondamentalmente. Va a prendere gli ordini. Prego. L'accordo tra gli Stati Uniti e l'Italia prevede 11 aerei armati di missili che decolleranno dalla base di Sigonella verso la Libia. Sì. Mi fanno morire, perché poi vogliono usare i droni, tra le altre cose, quindi aerei senza pilota.
Perché questo forse nella coscienza limita le perdite umane o consente, che ne so io, un maggior distacco nel condurre l'operazione, ma a parte che nulla può sostituire l'uomo, nemmeno il computer più sofisticato, questo è un dato di fatto, è una cosa che ci dobbiamo mettere in testa. Il computer è un grande strumento, ma è fondamentalmente una testa vuota. Quello che l'uomo riesce a pensare il computer non lo può concepire, neanche se ben programmato. Perché noi abbiamo una fantasia e una velocità di risposta, oltretutto abbiamo anche la mobilità che i computer ancora non hanno, la robotica è ancora molto lontana dall'essere affinata, e quindi voglio capire io come pensano di sostituire l'uomo con una pura macchina, ma questo è un altro discorso. Tornando a noi. Scusi Marco, prego. Sembra che in Giappone abbiano già scoperto una macchina che legge il pensiero. Comunque, al di là di queste cose, quello che volevo chiederle, non pensa che la guerra, oltre che è fatta attraverso, diciamo, percorsi oligarchici di potere economico, sia soprattutto una guerra di studio? Cioè, voglio dire, è la ricerca che forse comanda tutto. Se uno Stato investe molto nella ricerca e fa dei buoni risultati, penso che possa imporre la propria supremazia sugli altri, al di là di tutti i giochi che uno fa con i giocattolini, gli eserciti, le pistole, è la ricerca. Di quale stato stiamo parlando in questo momento? Perché io arrivo a capire oltre... Gli stati che investono di più sono, mi pare di aver letto, la Cina, lo stesso Israele, gli Stati Uniti anche, certo, la Russia, sono stati che l'Inghilterra, sono stati che investono molto nella ricerca, e credo che chi investa molto nella ricerca poi ha dei ritorni che possono imporre supremazia nel mondo. Gli esempi sono tantissimi. Io sono d'accordissimo con questa cosa. Tra le altre cose, diciamo, i paesi che lei ha citato fanno anche ampio ricorso alle teste estere per sviluppare la ricerca. Teste che molte volte provengono anche dal nostro paese, quindi mi ha toccato un'altra tematica molto importante che a me sta tantissimo a cuore, che è quella della cosiddetta fuga dei cervelli. Cioè io sono stufo di vedere i miei coetanei o comunque anche persone più giovani in possesso di ottimi requisiti psicofisico-intellettuali dover andare altrove a prestare servizio perché il nostro paese non è in grado di valorizzarne l'opera e lo studio, tra le altre cose. Noi dovremmo fare una riforma radicale sul sistema scolastico italiano. Dovremmo forse fare qualche passo indietro per farne 10 avanti. E con un governo che continua a tagliare le spese che riguardano sanità, istruzione, ok, e anche in un certo senso la difesa del territorio, che non è la difesa esercito, ma è anche, che posso dire io, l'alimentazione delle forze dell'ordine, il fatto di regolamentarle in modo corretto, anche perché possono agire in affiancamento le une alle altre e non in accavallamento o addirittura le une contro le altre, questo già la dice lunga. Quindi noi dovremmo mettere ordine, noi dovremmo fare tabula rasa e ripartire da zero, ma per questo ci vorrebbe un grande coraggio. Infatti, un grande coraggio soprattutto... Prego? Scusi Marco, no, mi riferivo alla frase che è stata detta dal Premier, quando a proposito dei droni mi pare abbia risposto che sarà esaminato caso per caso la necessità di intervenire o meno. Non capisco che significa caso per caso. Significa drone per drone o territorio per territorio? Che o significa? Richiesta per richiesta, a seconda di come il padrone non schiocca, so la frusta, poi... Non so se lei l'ha capita, io non l'ho capita, forse è difficile. La mia interpretazione, tu cure, quando il padrone schiocca la frusta, allora chiaramente l'asino cammina. Naturalmente bisogna fornire una versione ufficiale decisamente diversa. Non si può ammettere pubblicamente la sudditanza, ovviamente va mascherato, va comunque sostenuto questo minimo di responsabilità di ogni governo, di ogni Stato, non farla apparire per quella che poi alla fine è, cioè una vera e propria imposizione. Il territorio è nostro, lo usiamo come ci torna più utile, più comodo. Ecco Marco, in questa situazione davvero molto complicata e molto intricata, non solo logisticamente ma anche concettualmente, secondo te qual è la lettura da dare rispetto all'armamento cinese?
La notizia secondo la quale le isole del Mar Cinese sono ormai state installate di basi, Stazione. di torri per i sistemi radar ad alta frequenza, quindi una vera e propria base militare, vere e proprie basi militari. All'interno di questo quadro, qual è il ruolo della Cina? Oh, e questa è una bellissima, diciamo, una bellissima domanda, uno spunto notevole, perché alcune fonti sostengono che la Cina detenga il 34% circa del debito pubblico statunitense, che è un valore mostruoso. Mie fonti e ragionamenti che ho potuto fare intorno ad alcuni elementi che mi sono, diciamo, mi sono stati messi a disposizione, dicono che la situazione è un po' diversa. La Cina è in mano il 51% del debito pubblico americano. Ora, fatto 100, quello che è diciamo, lo stato del benessere di un paese, il 51% ce l'ha in mano un paese straniero, e voi capite che la situazione è granché destabilizzante, se ne convenite? Insomma, si diventa Quindi, padrone di quel paese. oh, se falliscono, Esatto. fallisce anche la Cina. Anche. Bravissimo, e qua sta il punto, e qua sta il punto. Cosa che invece alla Russia non può capitare, perché oltre a essere militarmente già potentissima, e ce n'è stata una dimostrazione recente qualche mese fa, che è passata, diciamo, sotto silenzio chiaramente dai media, la Cina potrebbe essere, come dire, un alleato o un'arma a doppio taglio. Infatti, in questo momento sta armandosi, per carità di Dio, e tra le altre cose ha ripreso la filiazione per due ordini di motivazioni. Primo, perché comunque si era creato uno sbilanciamento tra maschi e femmine all'interno del territorio, in favore dei maschi. Seconda cosa, perché comunque c'è bisogno anche numericamente di, come dire, di prevalere su altri paesi militarmente più avanzati. Quindi sta agendo in due sensi, economico e militare, perché sono gli unici ambiti nei quali si può difendere. La Cina non è ancora pronta. E comunque i cinesi ragionano con un'ottica diversa dagli altri, viaggiano a lungo termine loro. Quello che stanno facendo adesso l'hanno già programmato, non è che stanno correndo ai ripari adesso e basta. Era già programmato tanti anni fa. Lo stanno mettendo adesso perché hanno avuto un piano di sviluppo interno. Ragionano mediamente di 5 anni in 5 anni come funzionavano i piani quinquennali all'epoca del socialismo sovietico. Ma per loro 5 anni sono già un breve periodo, ragionano molto più a lungo termine, quindi si stanno già preparando. Cosa posso fare gli Stati Uniti? Li possono ricattare o dal punto di vista economico, dice: ok, sapete che vi dico, noi siamo ormai rovinati, stiamo per fallire, se non per non dire siamo già falliti. Stiamo inondando di moneta elettronica al mondo, il dollaro già non è più l'unica moneta di scambio a livello mondiale, pensateci bene, perché lo yuan si è fatto avanti. Cosa significa questo? O falliamo e vi tiriamo dentro nel baratro, oppure, ragazzi, bisogna che vi diate una calmata e quindi ci teniate un pochettino più in considerazione. Oppure, gli Stati Uniti si sta preparando anche a questo, li circondano pian piano militarmente. Ecco perché i cinesi non sono del tutto stupidi, anzi non lo sono proprio per niente, sono estremamente furbi e intelligenti oltretutto, e si stanno già preparando anche per l'eventualità militare. Ok? Quindi gli Stati Uniti usano la doppia leva. Lo zuccherino economico, che poi non è un zuccherino perché è una pillola piuttosto amara, e il potere militare, perché la loro filosofia è sempre stata: per poter garantire la pace a livello mondiale, leggi, per poter garantire la nostra supremazia, dobbiamo avere la mazza più grossa degli altri. Se hai la mazza più grossa degli altri, quando uno ti arriva con la mazza più debole, gliela spezzi. Dopo che gliela hai spezzata, questo dice: o mi metto in ginocchio e chiedo scusa, oppure ci resto. Molto semplice il discorso. E loro ragionano esattamente in questi termini. È un continuo ricatto. Noi siamo una colonia. Siamo, torno a ripetere, Aviano è una cittadina di ormai circa 17.000 abitanti, peccato che ne faccia praticamente almeno più del doppio. Ma la metà sono italiani? No, e non sono neanche immigrati,
lo sono statunitensi che vivono con noi tutti i giorni qui, si nutrono più o meno dello nostro stesso cibo, dico più o meno perché conoscendo i loro gusti alimentari ci sarebbe parecchio da discutere, e frequentano i nostri locali e si sono costruiti una cittadina all'interno della base, che ormai è un'espansione tale che è una piccola città nella città. Quindi noi siamo sotto controllo, siamo tutelati da una parte, ma anche siamo minacciati, perché se questi decidono di rigirarsi contro il proprio paese ospite, noi che cosa facciamo? Siamo attirati, visto che siamo intercettati, cioè, abbiamo perso qualunque genere di autonomia nel nostro paese. Quale identità abbiamo? Abbiamo un'identità noi? Come ci identifichiamo noi? Europei? Ugo, è una citazione che faccio spesso questa, mi ricorda la De Manzoni. Il volgo disperso. Certo. Dagli altri muscosi, dai fori cadenti. È un dato di fatto, noi siamo una cozzaglia di etnie all'interno di questo territorio e ci ricordiamo di essere italiani soltanto quando dobbiamo tifare la nazionale di calcio. Infatti. Non ma ci rendiamo conto, Marco, noi lo sosteniamo da sempre, quindi non ci siamo messi d'accordo, assolutamente. No, direi proprio di no, ma è un dato di fatto e questa è una cosa sulla quale dovremmo riflettere tutti quanti, dovremmo prima ritrovare quello che dicevo prima, il coraggio, e soprattutto a monte dovremmo ragionare di identità della popolazione. Ma noi chi siamo? Signori, noi abbiamo l'80% del patrimonio artistico e culturale mondiale. L'80% potremmo essere i padroni del mondo, le nostre ricchezze sono inestimabili, siamo il primo mercato europeo per vendita di diamanti da investimento, siamo fondamentalmente il settimo paese più industrializzato del mondo, ma abbiamo un progresso tecnologico che non è molto noto ai media, ma è molto noto agli operatori del settore. Sono stato a Oslo anni fa per una trattativa commerciale e ho scoperto che una linea di treni veloci in Norvegia era stata appaltata a una famosissima impresa italiana, che non nominerò perché non ha bisogno di pubblicità, perché i norvegesi, che non sono gli ultimi cretini di questo mondo proprio per niente, tra le altre cose, bella notizia di questi ultimi giorni è che prossimamente non circoleranno più auto con motore termico all'interno del territorio di Oslo, tanto per fare un'idea. Poi io ho visto come funziona il servizio pubblico lì e posso garantire che non c'è bisogno di usare l'auto. E comunque hanno appaltato la costruzione dei treni, vagoni, macchine, locomotrici, ferrovie, linee, tutto quanto agli italiani. Perché considerati tra i migliori, per non dire i migliori al mondo dal punto di vista della tecnologia del trasporto su rotaia. E noi abbiamo l'80% del trasporto che viaggia ancora su gomma. Sì, perché la nostra è una nazione lunga. Sì, è lunga a ragionare sulle cose, è lunga a farle. Ecco. Ma anche geograficamente, no? Essendo disposta per lungo, risulta complicato potenziare dei trasporti duraturi ed efficienti, soprattutto. No, più che altro perché la lobby dei trasportatori in Italia è fondamentalmente una delle più potenti. E qui potremmo fare discorsi legati al costo del carburante, il petrolio, anche questa è un'altra bella parentesi da aprire. Questo è un argomento del quale sicuramente parleremo, Marco, non mancherà occasione, anzi la creeremo. Riportando un attimo indietro il discorso rispetto alle notizie degli ultimi giorni, l'Arabia Saudita ha acquistato la bomba atomica dal Pakistan 2 anni fa e ormai la notizia è ufficiale, non c'è nessun complottismo neanche in questo caso. Ora ti chiedo, secondo te l'armamento dell'Arabia Saudita è una risposta all'accordo che è stato siglato in Svizzera lo scorso novembre tra comunità internazionale e Iran sul programma nucleare? Lì l'Arabia Saudita ha sempre sostenuto che quell'accordo fosse sbilanciato, eccessivamente favorevole
rispetto all'Iran. Questa secondo te potrebbe essere una risposta? Viene un po' in ritardo, soprattutto mi fa ridere che sia una risposta a un accordo che sia stato firmato in Svizzera, che è il paese neutrale per definizione, per cui Però c'è il parliamo migliore. di accordi nucleari in Svizzera, mi viene veramente da ridere, soprattutto perché si parla di nucleare non civile, ma di armamenti militari. Ma comunque andiamo avanti. E anche questa è un'altra citazione che faccio spesso: una delle multinazionali che fa cannoni è di origine svizzera, ma questo è un altro discorso. È un altro caso questo. Questo è un altro discorso. Per quanto riguarda l'Iran, o Iran che dir si voglia, allora abbiamo a che fare con due realtà particolari: i sauditi, che sono gli indiscussi cresi del petrolio, anche se ultimamente non più come prima, ma anche loro rispondono a logiche come dire, di violenza economica o di imposizione economica, e viaggiano in tandem con gli Stati Uniti. L'Iran è una pustola per loro, fondamentalmente, prima perché è ricchissimo, a dispetto di quello che noi possiamo sapere, e non per niente adesso è partita la missione anche italiana per andare a stringere accordi commerciali con l'Iran, adesso che tra le altre cose sono state tolte determinate sanzioni. Poi voglio capire io come mai tutte le sanzioni che vengono applicate stranamente hanno tutte origine statunitense. Stranamente dico io, tutto strano. E quindi, tra le altre cose, mi fa anche ridere il fatto che adesso, a 2 anni di distanza, sia stato reso pubblico che l'Arabia Saudita ha ufficialmente la bomba atomica. Mi meraviglia questa cosa, perché in Arabia Saudita fondamentalmente ci sono delle basi militari americane per i caccia bombardieri, non solo gli intercettori. E i bombardieri sono tutti predisposti per il lancio, o quasi tutti predisposti, quelli che sono a distanza da quelle parti, predisposti per il lancio di bombe nucleari. Quindi l'arma nucleare gli arabi forse non l'avevano in proprietà in senso stretto, ma l'avevano ben a disposizione. Noi qui ad Aviano, per esempio, per fare un'altra piccola citazione, si vocifera abbiamo qualcosa tra i 40 e i 50 confettini nucleari. E recentemente sembra che abbiano rivisto anche i bunker di contenimento. Perché? Perché le stanno modificando per renderle ancora più intelligenti e letali di quanto già non siano di per sé. Quindi anche questa cosa sull'Arabia che ha acquisito la bomba atomica mi fa un pochettino sorridere, da una parte. Dall'altra mi impensierisce, perché a questo punto il connubio Arabia-Stati Uniti diventa quanto mai più letale, perché adesso veramente, vista la posizione logistica dell'Arabia Saudita, possiamo ben capire dove si può andare a parare. Lì si può andare dappertutto. Si E può andare dappertutto. difatti ha sempre ragione. L'Iran è soltanto il primo passo. Scusa, se vogliamo, il discorso dei disordini in Yemen e di tutto il problema legato alla popolazione, 25 milioni di persone che soffre. Stranamente, alcuni fondamentalisti, tra i più radicali che siano mai esistiti sulla faccia di questo beneamato pianeta Terra, vengono tacciati di essere originari dello Yemen. Allora, non è che per caso c'è una macchina psicobellica che crea ad hoc le situazioni, punto di domanda? E torniamo sempre ai nostri amici statunitensi. E questo non è complottismo. Se mettiamo insieme tutti i pezzi, vedrete che la scacchiera sarà ormai piena. È solo una grande partita a scacchi. La nostra fortuna è che i russi sanno giocare molto bene agli scacchi. Ce lo spiega un certo signor Karpov, che era piuttosto famoso anni orsono. C'è un commento dalla chat, un anonimo 1543. È il prezzo della perdita vera della guerra vinta dagli americani. Questo è uno dei prezzi sicuramente. Ma loro hanno rincarato la dose nel corso degli anni, perché all'epoca forse non erano ancora così, come dire, facinorosi o fanatici, se vogliamo. Erano ancora abbastanza sani. Quello che è successo dagli anni 60 in poi,
in piena guerra fredda, poi credo che abbia stimolato le menti più perverse che ci siano, perché per arrivare a concepire l'abbattimento delle Torri Gemelle, con buona pace della proprietà che ha incassato un indennizzo ipermiliardario per averle perse, e fatalità, stranamente, dico proprio quel giorno che sono crollate, il proprietario aveva una visita. Questo non è mai stato male in vita sua, stranamente quel giorno lì aveva una visita fissata dalla moglie. Anche questa è una cosa piuttosto curiosa. Per cui, torno a ripetere, è pieno di indizi per capire che siamo in mano a dei pazzi. Ma il pazzo non è il sergente che crede in quello che fa, o il soldatino al quale viene fatto il lavaggio del cervello. I pazzi sono quelli che li controllano. E qualche caso forse neanche i capi dell'esercito. E torniamo al gruppo Bilderberg. Il nuovo ordine mondiale. Bravissimo, esattamente. E siamo sempre lì. L'uomo nuovo. L'antropologia che combatte il divino. Ecco, e io purtroppo, Massimo lo sa bene quando mi ospita in trasmissione, io non riesco mai a disgiungere la parte, come dire, spirituale dalla parte materiale. O non riesco a farlo perlomeno completamente. L'unico uomo nuovo del quale io abbia sentito parlare ha calcato la nostra superficie circa 2000 anni fa. Come ringraziamento, cosa abbiamo fatto? Noi l'abbiamo messo in croce, perché siamo dei geni fondamentalmente. Quello veniva a portare messaggio di pace, salvezza e sviluppo, e noi cosa abbiamo fatto? L'abbiamo ammazzato. Perché è giusto che sia così, no? E quindi questo è l'ordine mondiale o il disordine mondiale. Ma siccome fondamentalmente, mi scuserete questa piccola parentesi, diciamo, spirituale, io credo, e lui ha detto 2000 anni fa che sarebbe tornato, sono qua che lo sto aspettando. Magari sarò in prima fila tra i giudicati. Lo sto aspettando, perché sono sicuro che tornerà, e quando tornerà il gruppo Bilderberg, tutti i sovrani sauditi, i presidenti degli Stati Uniti e tutti gli altri guerrafondai, ho paura che faranno una brutta fine. Avranno qualche problema. Credo proprio di sì. Temo che sia così, guarda. Temo per loro, poveretti, perché non vorrei essere nei loro panni. Beh, insomma, questo è un atteggiamento, diciamo, di speranza, un comportamento di speranza, ma credo che dovremmo anche noi avere, insomma, dargli una mano a questo uomo nuovo. Invece siamo lì tutti ad aspettarlo, dovremmo dargli una mano, insomma. Ma la nostra attesa non è passiva, almeno io penso di poter dire questo per tutti noi. Ognuno di noi nel suo quotidiano, nelle sue scelte, nel suo agire, ha questo pensiero ben chiaro nella mente, per cui tutte le azioni che poi conseguono e le scelte sono ispirate da quello, per cui più che di speranza io parlerei di certezza. È una certezza che ognuno di noi ha, e che quindi ci consente di andare avanti, perché a guardare bene, no, tra tutte queste situazioni di conflitti, di guerre, di impossibilità ad una vita serena perché l'economia è disastrosa ed è un fallimento mondiale, il fallimento del sistema capitalistico, quindi a guardare tutto questo, se non avessimo questa certezza, una speranza non sarebbe sufficiente. Abbiamo la certezza che questo avverrà. Ecco perché abbiamo ancora la possibilità e la forza di andare avanti, soprattutto. Allora, io potrei dire, posso aggiungere una cosuccia, una riflessione che ho fatto diverse volte. Sono d'accordo quando si dice in diritto penale, nel nostro ordinamento, che la responsabilità, ed è un principio cardine fondamentalmente, la responsabilità è personale. E in associazione con il concetto che ho esplicitato poco fa, cioè la parte, diciamo, spirituale, se volete, l'uomo è artefice del suo destino. Dovrebbe avere, per l'appunto, il coraggio di trovare la propria identità personale e di gruppo come essenza, imparare di nuovo a fraternizzare, a fare le cose per lo sviluppo. Questo cambierebbe tantissime cose, ma bisogna che prima di tutto ci rendiamo responsabili noi stessi. Ognuno per sé. Esatto, cioè non pensare per sé e basta. Ma è un po', per traslato, il concetto di classe in sé per sé, del quale parlavano Marx e poi in sviluppo Engels, ok? Utopia.
mi rendo perfettamente conto, purtroppo, nessuno vuole assumersi le proprie responsabilità. È sempre più facile puntare il dito contro gli altri. Invece dovremmo avere cura di guardarci a questo specchio virtuale che dovremmo sempre avere davanti agli occhi e ragionare con noi stessi. Gli americani usano spessissimo, fraseologicamente, un'espressione che è What would Jesus do? Cioè, cosa farebbe Gesù Cristo? Ma loro si rendono conto di che cosa stanno facendo e che cosa farebbe veramente Gesù Cristo al posto loro? Sicuramente non quello che sta succedendo adesso. Assolutamente. Assolutamente, però abbiamo parlato non molto tempo fa con Pier Giorgio Caria e quindi abbiamo avuto qualche riferimento, qualche data, e quindi la attendiamo, insomma, nel frattempo cerchiamo davvero di assumerci una maggiore responsabilità rispetto a quello che accade tanto nel nostro paese quanto al di fuori, perché c'è questa forma di beh, non accade in casa mia, per cui non mi riguarda. Non è così. Ognuno di noi, la vita di ognuno di noi è collegata a quella dell'altro. Per cui quanto di orribile sta accadendo oggi in Siria, se le cose continuano a mantenere questa piega, temo si verificheranno anche nel nostro paese, che è già in fortissima difficoltà a causa della grave crisi economica. Anche per questo probabilmente, Marco, ognuno di noi fa fatica a pensare ad altro che non sia la risoluzione del problema quotidiano che si presenta all'improvviso. Quindi Marco, un'ultima velocissima cosa, perché si possa dare informazione ai nostri ascoltatori. Anzitutto devo dire che Anonimo 1543 ha commentato quanto dicevamo, dicendo che questi sono i segni degli ultimi tempi. Quindi evidentemente è un ascoltatore che ci segue, perché spesso abbiamo sentito questa frase pronunciata dai nostri ospiti. I riferimenti di Alternative di Pandora, Marco, li vuoi ricordare ai nostri ascoltatori? Allora, molto semplicemente si può andare su pandoratv.it, senza neanche www, e poi consiglierei, per l'appunto, ripeto, it.sputniknews.com, e poi basta digitare su un qualsiasi motore di ricerca alternativa politica per guidare il cambiamento, e si arriva al sito, alla home page di Alternativa Politica. Dopodiché, per qualsiasi cosa, i responsabili territoriali si mettono a disposizione, insomma, delle persone, io in primis, vostra e di chiunque abbia voglia di contattarmi o abbia voglia di dialogare. Grazie a Marco Grilli, ricordiamo il coordinatore per il Friuli Venezia Giulia di Alternativa Politica. Speriamo naturalmente di averti presto come nostro ospite, e per il momento sarà mio piacere, e grazie. Grazie a te. Arrivederci, buon lavoro. Buona serata a tutti, anche agli ascoltatori. Grazie Marco, e passiamo la linea a Massimo Bonella, siamo un po' in ritardo per le ultime notizie. A te Massimo. Sì, grazie. Prendiamo la linea alle 19.40, scattata in questo momento. Saluto anche io il vostro ospite Marco Grilli, tra breve lo potrete vedere anche in televisione su pianetaogitv.net. Siamo un po' in ritardo con la pubblicazione di una sua intervista che avevo fatto presso gli studi di Radio Piper Fontana Fredda. Dunque abbiamo una notizia che mi è arrivata, dunque un attimo solo che la prendiamo. Ecco, vi faccio una sintesi, anche perché sono i soliti discorsi che sentiamo oramai da anni, ma per dovere di informazione dobbiamo darvela. Dunque, c'è Renzi, il primo ministro italiano, che dice basta piangere, ora avanti tutta. Discutiamo pure di tutto, ma sui progetti che riguardano il paese, avanti tutta. Milano ha la responsabilità morale del cambiamento. Così il premier Renzi, intervenendo a Milano alla presentazione del Dopo Expo. Ecco, sarebbe il polo scientifico di ricerca. Dunque, è da anni che sentiamo dire
discorsi di questo tipo, adesso avanti tutta, adesso risolviamo, c'è la luce in fondo alla galleria, al tunnel, lo ha chiamato Monti una mattina su una nota trasmissione radiofonica. Sa di fatto che i problemi ci sono sempre, non migliora niente, i giovani non riescono a trovare posto di lavoro anche perché la Fornero ha fatto in modo che la gente vada in pensione mai, e di conseguenza mi domando dove ci può essere un miglioramento della situazione attuale. E quindi un giovane come potrà realizzare dei progetti? E quindi ci saranno meno figli, meno tutto, e quindi poi potremo allargare questa notizia facendo un'altra considerazione: ci sarà l'Italia che viene presa, diciamo così, parlo dal punto di vista pacifico comunque, non voglio insinuare niente, da tantissimi come dire, extracomunitari. E quindi alla fin fine qui si perde anche quella che è l'identità dell'italiano. Non so se probabilmente qualcuno ad alti livelli vuole fare anche questo. Questo sarebbe motivo di approfondimento. Comunque sta di fatto, rimaniamo alla notizia: Renzi ha detto basta piangere, ora avanti tutta. Ripeto, è da anni che si sente dire avanti tutta, ormai la crisi sta per finire, si vedono le luci sotto il tunnel e tutte queste cose qua. Quindi lascio ai gentili ascoltatori trarre le più ovvie conclusioni in merito. Dunque, vediamo di darvi un'altra news che abbiamo riportato anche prima, ve la ricordo perché è molto importante, sulla nostra testata pianetaoggettivo.net c'è un video di Giulietto Chiesa, il punto di Giulietto Chiesa in collaborazione con Pandora TV, dal titolo È il momento di avere paura. Adesso sappiamo che l'Arabia Saudita, la bomba atomica, gli è stata venduta dal Pakistan con l'autorizzazione degli USA. È la follia petrolifera dell'Occidente che sta creando un mostro, se non lo fermiamo in tempo ci distruggerà. Vi segnalo ancora un'altra cosa, questa sera non so se ci sarà il nostro settimanale in versione televisiva Pianetoggi Reporter sulle frequenze di Eden TV, per coloro che ci stanno ascoltando in Veneto e in parte della Lombardia, perché c'è un cambiamento di palinsesto. Di fatto Pianetoggi Reporter non andrà più in onda sugli orari anche comodi da poterlo seguire, ma verrà buttato di notte oppure la mattina. Allora mi spiego meglio, solamente al sabato, dalla mattina alle 10 e un quarto e alla sera, scusate, e di notte dopo mezzanotte e mezzo, dopo la replica dell'ultimo telegiornale, praticamente proprio, insomma, cioè, vabbè, al posto del monoscopio mettiamoci Pianetoggi Reporter. Vedremo di valutare questa situazione, visto che è un programma che noi diamo gratuitamente e dove parliamo di cose che devono interessare alle persone, perché parliamo dei problemi di questa società. Dunque, alle 19:44 io rimetto la linea alla regia centrale, anzi a voi. Una cosa mi sfugge, mentre rimane invariato la messa in onda del nostro settimanale in versione televisiva, sempre sulle frequenze del 690 di Videotele Carnia per tutto l'Alto Adriatico, quindi Veneto orientale, Friuli-Venezia Giulia, Istria e parte della Croazia, possono sintonizzarsi questa sera intorno alle 23 e possono seguire il nostro approfondimento giornalistico Pianetoggi Reporter. Grazie a tutti e tutto da Venezia, ci sentiamo alle 22 per quanto riguarda l'Osservatorio Antimafia. Vedo inquadrata perfettamente Antonella Entranò, che restituisco la linea per le conclusioni. Un saluto naturalmente anche a Rosario Moreno. A dopo. Grazie Massimo. Dobbiamo anche ricordare che la trasmissione siamo collegati con Radio Reno Web, Radio Sismondi Libri e Radio Favaro Veneto. Quindi l'iniziativa del nostro regista di Rosario Moreno di dare vita a un network vero e proprio che includa più radio web è lodevole, sicuramente viene sostenuta. Poi Rosario in privata sede, in separata sede, discuteremo del progetto TG perché è molto interessante. Bene, e ringraziamo tutti gli ascoltatori che ci hanno voluto seguire anche quest'oggi. Diamo appuntamento alle 22 per Osservatorio Antimafia. Ricordo che questa sera sarà ospite il nostro direttore Giorgio Bongiovanni. Quindi vi consiglio di tornare in nostra compagnia alle 22, se non vi è possibile.
rivediamo, risentiamo mercoledì prossimo, sempre alle 18:30 su Radio Saius. Un saluto da Antonella Entrenò, da Ugo Lombardi, saluto Rosario Moreno, Massimo Bonella e tutti voi. Grazie, a dopo. Antonella, circuito Radio Saius, potremmo Domando dire. venia, Bonella. La mi frutti in pubblica piazza. A dopo, ciao a tutti. Un caro saluto e andiamo in sigla.